Ha suscitato curiosità e interesse la proposta di realizzare strutture con muri a secco nel waterfront ibleo formulata da Corrado Monaca, direttore del laboratorio di ricerca Beton Test, in occasione del seminario scientifico per la difesa del litorale ibleo svoltosi nei giorni scorsi a Ispica. Monaca, nell'intervento conclusivo del seminario dedicato alle nuove tecnologie e alle proposte di soluzione per contrastare il fenomeno dell'erosione costiera, ha accennato alla realizzazione di alcune strutture con muri a secco nel waterfront ibleo, ovvero proprio davanti al mare, in particolare nell'area limitrofa alla strada provinciale 67 Pozzallo-Marza e nella zona di Santa Maria del Focallo. La realizzazione di strutture con muri a secco, identità territoriale iblea per la difesa delle coste, è una proposta strategica, sperimentale e innovativa anti-erosione e antidissesto idrogeologico che va nella direzione della riqualifica ambientale e difesa dei litorali. La proposta persegue due obiettivi strategici. In primo luogo, si eviterebbe che il mare continui a inghiottire porzioni di strade e balaustre di case private. Secondariamente, andrebbe a riqualificare il territorio. Il progetto Muri a secco sul waterfront ibleo nasce dall'accordo di collaborazione sottoposto da Beton Test con l'Università di Catania il 23 novembre dell'anno scorso e con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa il 15 febbraio di quest'anno. Quest'ultimo accordo prevede in particolare la realizzazione delle opere di salvaguardia della strada provinciale 67 a costo zero per l'ente, secondo precise linee guida condivise dal dirigente del Libero Consorzio Comunale.